Oggi, 19 luglio 1986, le classifiche parlano chiaro. Al primo posto ci sono i Genesis con Invisible Touch, al secondo il fondatore, cantante e frontman del gruppo originale, Peter Gabriel, con Sledgehammer, brano di matrice soul tratto dal suo acclamatissimo album Soul. Gabriel ha lasciato i Genesis nel 1975, quando la band è all'apice del successo, per intraprendere una carriera solista e svariate altre avventure artistiche che faranno di lui una delle rockstar più stimate della storia. Dopo numerosi tentativi mai riusciti, gli altri Genesis affidano il ruolo di vocalist al batterista Phil Collins, che da quel momento diventa anche il volto più conosciuto della nuova era Genesis. Come Peter Gabriel, alquanto influenzato dai grandi della musica soul degli anni 60, Otis Redding su tutti, Phil Collins si allontana dai Genesis nei primi anni 80 per avviare una carriera solista di grande successo. Ma quando si rimette insieme agli amici Mike Rutherford e Tony Banks, c'entra il bersaglio. Per la prima volta nella storia, il marchio Genesis raggiunge il numero uno in classifica. Invisible Touch è un brano orecchiabile, furbissimo, con un testo dark. Una donna esercita una strana forma di potere sul cantante che la desidera, pur sapendo che lei ha un animo cattivo. Il brano infatti viene usato nel film American Psycho, nella scena in cui il serial killer racconta alla sua vittima quanto l'album in questione sia il vero capolavoro dei Genesis. She's in the house.